Le elezioni politiche del 4 marzo, oggi a Potenza, visita del candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, che ha incontrato cittadini e candidati pentastellati. Il servizio è di Roberta Di Matteo. L'appuntamento davanti allo stadio del Potenza, poi la salita verso il centro con le scale mobili e infine il comizio al cinema Due Torri davanti a cittadini e attivisti. Una mattinata lucana per Luigi Di Maio, arrivato in Basilicata in prima persona per chiedere di votare per il Movimento 5 Stelle. Questa è una terra che dobbiamo difendere in Europa. C'è tanto da fare per la Basilicata, per rilanciare il lavoro e per rilanciare le grandi opportunità per le aziende lucane. Lo possiamo fare e siccome la famiglia Pittella non è stata in grado in questi anni di difendere la Basilicata, anzi passano solo il tempo a saltare di poltrona in poltrona, vorrà dire che il nostro governo si dovrà prendere la responsabilità di difendere questo territorio che è stato abbandonato, sfruttato per qualche poltrona politica e per qualche carriera politica. Tra selfie e qualche timido coro, Di Maio ha passeggiato nel centro storico accompagnato dal presidente del Potenza Calcio Salvatore Caiata, schierato per l'uninominale alla Camera nel collegio di Potenza e Lauria. Presenti anche gli altri candidati, Gianluca Rospi, sul quale i pentastellati puntano sempre alla Camera, per la circoscrizione di Matera, Melfi e Pisticci, e Saverio De Bonis, che corre al Senato sempre per l'uninominale. Più defilati i parlamentari uscenti Mirella Liuzzi e Vito Petrocelli, riproposti col proporzionale. Per la strada Di Maio ha raccolto l'appello di un gruppo di insegnanti costretti a lasciare la Basilicata per ottenere il posto di ruolo e di alcuni disoccupati che gli hanno chiesto impegno per i cinquantenni senza lavoro. A loro il leader del Movimento 5 Stelle ha promesso una riforma dei centri per l'impiego.